Ah, regà, ho appena staccato la live, qualcosa di clamoroso. Lazio 2, Sturm Graz 2. Mamma mia, è successo di tutto e per la Lazio si mette veramente male a livello di girone. Perché tutte le squadre sono a quota 5 punti, mancano due partite, la Lazio in questo momento arriverebbe terza, la prossima è sempre in casa contro il Midland, ma per avere gli scontri diretti nel caso in cui dovesse perdere contro il Feyenoord l'ultima, il Midland vincere con lo Sturm. Quindi 8 punti Midland, 8 punti la Lazio, dovrebbe vincere quella all'Olimpico contro la stessa squadra che li ha battuti 5-1 con 4 gol di scarto almeno e avere poi la differenza reti, se no 5 gol di scarto. Qualcosa di clamoroso, la Lazio è riuscita a pareggiare di nuovo contro lo Sturm Graz e le Romane stanno buttando punti su punti in questa Europa League. Qualcosa di clamoroso, il live è una goduria immensa, ragazzi, c'è poco da fare perché si gode ed è questa la situazione mia di stato, si gode, punto e basta. E diciamo che comunque sarà una grandissima, bella partita a livello proprio di spettacolo. Uno Sturm che parte bene, è un aggressivo, che mostra intensità, che vuole comunque aver fame all'Olimpico. Una Lazio che poi risponde bene dopo una gara equilibrata all'inizio, dopo i primi 20 minuti dove si lotta. E appunto sono successe un bel po' di cose. Prima di tutto il miracolo del portiere su Immobile, che mamma mia incrocia sulla palletta morbida di Pedro dentro sul primo taglio. Primo palo taglio perfetto, poi Basic non riesce a concludere un'altra traversa per la Lazio, ripartenza clamorosa, Pedro botta fortissima che si scaglia appunto sul legno alto, poi 1-0 annullato del Sid, Isai per posizione irregolare sulla palla che termina sui piedi suoi con il tocco di Immobile al volo decisivo, mamma mia, tanta roba qui da giocata che poi passa in vantaggio la Lazio, sempre con il gol dello stesso Ciro Immobile su calcio di rigore netto su Zaccagni che viene colpito sul piede, spiazza appunto il portiere del gol dell'1-0, ma il rosso di Lazzari cambia definitivamente la partita. Appunto, ragazzi, forse è esagerato l'arbitro, ma appunto Lazzari viene buttato per terra, poi dà una manata in faccia al giocatore avversario, ma in realtà poi è un doppio giallo che si va appunto a trasformare in cartellino rosso. Quindi, ragazzi, diciamo che il fallo di reazione può essere tranquillamente interpretato in questa maniera, quindi ci può anche stare, anche perché poi ci sono stati altri cartellini per via della rissa che si è mischiata e quindi un primo tempo che finisce con agonismo. Anche fin troppo perché appunto l'espulsione fa male alla Lazio perché si vede ragazzi dopo un primo tempo giocato secondo me alla grande sul pezzo contro comunque uno Sturm che ha provato ad imporsi contro una grande Lazio che comunque ha manovrato, ha giocato tanto sulla fascia, ha cercato molto Immobile in profondità per le sponde. Ragazzi, secondo me gli Acquafidessi hanno fatto veramente una grande prima frazione di tempo, ma poi nel secondo cambia tutto perché lo Sturm, ragazzi, rientra con un piede diverso, con la consapevolezza di poter assolutamente portarsi a casa la partita o almeno pareggiarla perché comunque la Lazio era rimasta in 10 e non a caso, ragazzi, rientrano più aggressivi, più forti, con più quantità e segnano il gol dell'1-1, 57esimo in partenza, show, mamma mia, ripartenza veramente show, grandissimo gol. Con errore però di Cataldi al centrocampo che è amato dai tifosi laziali proprio per la sua fede calcistica biancoceleste, però ragazzi, mamma mia che errore che ha fatto in mezzo al campo, ormai li sta facendo spesso, errori tecnici che vanno assolutamente gestiti meglio, perché Sarri ha fatto molto turnover oggi, cioè, probabilmente ha sbagliato, lui dice sempre che si parte con lo stesso 11, no? Che comunque ragazzi il turnover non esiste. Le rotazioni rientrano nel gioco del calcio, va bene, ma ragazzi, cambia avere, per esempio, Luis Alberto Milinkovic Basic, cioè Luis Alberto Milinkovic, no? E avere comunque uno che in metà campo potrebbe fare danni, nonostante sia laziale, appunto, ripartenza straripante, gol di Boving che incrocia e appunto pareggia la partita. Da lì proprio, ragazzi, la Lazio va in tilt, una difficoltà tremenda, non riescono più ad uscire, un miracolo di prove sul primo palo, insomma, si rende pericoloso, sviluppa bene, produce calcio, grandi azioni, sfruttano della superiorità numerica, veramente molto importante in questa partita perché è così che lo Storm è riuscito ad intraprendere una via offensiva alquanto pericolosa, una Lazio che ha rischiato veramente tanto, l'abbiamo visto in live in questa partita, perché Provedel fa veramente dei miracoli incredibili. Di qualche tiro centrale, ma lui è sempre sicuro. Un portierone incredibile, segna Pedro che va sotto la Nord in un momento difficile ed è proprio questo che mi ha fatto piacere della Lazio, nel senso a livello proprio sportivo, no? Se io fossi stato un tifoso della Lazio sarei stato contentissimo del gol di Pedro perché arriva in un momento di difficoltà. Quindi la Lazio ha dimostrato che anche quando giocano male in un momento,
comunque qualcosa gira male, riescono ad agire e assolutamente a ripugnare, a fare il gol. 2-1 di Pedro, che ragazzi, mamma mia, che azione, lui prende palla, scatta, si inserisce, serve Felipe Anderson che di tacco glielo ridà e poi Pedro conclude a rete e fa il gol del 2-1. Una Lazio che da lì comunque prende consapevolezza, riescono a girare meglio palla con cattiveria, con qualità, con Milinkovic che si porta avanti la squadra, ma poi lo Sturm Graz assolutamente da rispettare, perché ragazzi segna il gol del 2-2 con Boving, ripartenza clamorosa, pazzesca doppietta, si gode come dei matti, Cancellieri sbatte sulla difesa ed è proprio per questo che nasce questa azione, ragazzi, entrato dalla panchina al posto di Immobile, io ve l'ho detto in live, cambio sbagliato ragazzi, perché Immobile poteva una ripartenza invece segnare, e lo avevo detto, prima che succedesse tutto questo, l'avevo detto, quando sei 2-1 in vantaggio di 1 non puoi togliere assolutamente Immobile e mettere Cancellieri, perché in queste partite serve chiuderla, e invece Sarri ha fatto questa scelta, secondo me ha sbagliato e ne ha ripagato, perché poi sulla ripartenza è stato battuto proprio del suo primo palo, libertà clamorosa con Isai e Patrick che non l'hanno chiuso, ragazzi, e quindi ha avuto tutto il tempo di calciare. Insomma, uno Sturm che comunque ha messo la tigna e sono riusciti addirittura a pareggiare contro una Lazio clamorosa. Vedremo come andrà il girone pazzo, tutta a 5 punti, ragazzi. Ci sono tante situazioni di differenza, rete, scontri diretti da valutare. Però, ragazzi, quello che sappiamo è che la Lazio oggi ha pareggiato. Cioè, veramente rammarico, rammarico per il gol subito, ragazzi. Perché, mamma mia, potevano portarsi 3 punti a casa fondamentali. Noi ci vediamo alla prossima, sempre comunque Forza Grande Roma, Lazio merda di Aburini. Ciao ciao.